Il vice segretario nazionale del PD Lorenzo Guerini è stato in visita ieri sera ad Agropoli per discutere di mezzogiorno e opportunità e per incontrare gli amministratori comunali salernitani. Presso la sala polifunzionale Giovanni Paolo II, il numero 2 del partito è intervenuto ad una manifestazione dal titolo Il Sud è la nostra priorità, organizzata dalla deputata del PD Sabrina Capozzolo assieme al sindaco di Agropoli Franco Alfieri, ancora intenzionato ad occupare un posto per le prossime elezioni regionali. E la prossima tornata è stata al centro della discussione e delle richieste dei primi cittadini presenti. No ad una regione calata dall'alto, hanno detto susseguendosi, sì a dare voce e presenza a chi conosce il territorio e i suoi problemi, no alle candidature dell'ultimo minuto, sì alla coesione delle componenti di partito. I sindaci presenti hanno anche esposto difficoltà e risorse del territorio, chiedendo un'azione più forte verso il sud. D'altra parte la presenza di Guerini, vice di Renzi, e i sindaci nella stessa sala è stata salutata dalla Capozzolo come il segno della nuova politica improntata al dialogo e non alla campagna elettorale. È venuto qui a incontrare gli amministratori e non fare campagne politiche lontane dalla nostra idea. Purtroppo bisogna iniziare a pensare che la politica è questa, non quella che è stata fatta per anni. La politica per i territori è fatta insieme ai sindaci, tutto il resto è passato. Attento ad ascoltare le istanze del territorio, Guerini, che ha ammesso di essere venuto per la prima volta ad Agropoli e di aver trovato un sud che è il punto da cui ripartire, sottolineando il ruolo importante degli amministratori locali. Questo incontro con gli amministratori del sud, che sono la prima voce della nostra Repubblica nelle realtà locali, sono coloro i quali con grandi sforzi mantengono servizi, cercano di realizzare investimenti per la loro comunità in un momento di difficoltà, perché la crisi qui, come in altre parti del paese, si è fatta sentire in maniera pesante, mettendo anche a rischio la coesione, e poi perché insomma, da qui possono e debbono ripartire politiche di sviluppo per il nostro paese, che devono però contare su una pubblica amministrazione efficiente che sa poter essere, che sa di dover essere una leva per lo sviluppo, che deve saper spendere i fondi europei, che deve essere capace di mettere in campo meccanismi di efficienza. Insomma, credo che da un lavoro e da un'alleanza e da una collaborazione tra il livello statale e i livelli locali possono nascere prospettive buone per questa terra, pur nella consapevolezza di un quadro di difficoltà che comunque permane. Guerini ha anche evidenziato, in merito alla questione delle regionali, che non è venuto a benedire nessuno, forse con riferimento alle polemiche di questi giorni circa l'azione sotterranea di Alfieri e il mancato invito all'incontro, chiaramente di partito, del segretario provinciale del PD Nicola Landolfi, polemica che pare sia stata archiviata dalla stessa presenza all'incontro di Landolfi, che ha preso anche la parola. Assente invece Simone Valiante, deputato PD cilentano, che in questi giorni si era detto non aveva visto di buon grado l'arrivo di Guerini ad Agropoli, una tesi confermata dalla stessa Capozzolo, che però rispetto all'atteggiamento del suo compagno di partito dice: questa è una polemica che nasce da un nostro conterraneo, un nostro deputato conterraneo, perché come ho detto e non mi ritiro assolutamente da questo, è molto alla ricerca di una visibilità personale, per cui fa molta fatica ad accettare che si lavori per il territorio e che sui manifesti non ci siano i nomi di qualcuno, perché non c'è nemmeno il mio nome, non c'è il nome del sindaco, non c'è il nome del segretario provinciale, del segretario cittadino.